La personalità di Leonardo, le fattezze di Leonardo si riconoscono da un presunto autoritratto senile, databile al 1515 circa, e conservato nella Biblioteca Reale di Torino. L'opera dalla quale derivano altri tratti ideali fa parte ormai dell'immaginario collettivo. Sulle fattezze di Leonardo in età giovane o matura restano alcune ipotesi di identificazione in opere sue o di altri artisti, come nel Giovane in piedi all'estrema destra dell'Adorazione dei Magi, nel David di Verrocchio o nella figura di Platone, nella Scuola di Atene di Raffaello. Esistono poi varie fonti che, pur senza descrivere il suo aspetto fisico in maniera precisa, parlano dei suoi modi e celebrano la sua bellezza, Vasari, forse invece aspetto docile e amorevole del suo carattere. Presunta omosessualità. Che Leonardo possa essere stato omosessuale è un'ipotesi incerta, ma secondo alcuni studiosi sarebbe avvalorata da alcuni documenti e altri indizi, a partire da doppia denuncia anonima del 1476, in cui veniva accusato di sodomia assieme ad altri quattro giovani fiorentini, tra cui due di famiglia patrizia, una Saltarelli e una Tornabuoni, conclusasi con un ammonimento. Secondo altri studiosi, le accuse che portano al giudizio della calunniosa e create al suo fine di screditare gli interessati. All'epoca esisteva il reato di sodomia. Sempre secondo questi autori, è probabile che lui fosse veramente un omosessuale. Leonardo non ebbe relazioni note con donne, non si sposò mai, non ebbe figli, e nello stesso Vasari pubblicò accenni alla bellezza dei suoi discepoli. Secondo alcuni, è controverso il rapporto dei suoi allievi, Merzi e Caprotti, molto più giovani di lui e avvenenti. Forse furono semplici garzoni, ma alcuni concetturano che oltre al discepolato si fosse instaurato un legame drastico. Il nobile Francesco Merzi, dopo la morte di Leonardo, rientrò in patria, si sposò, ebbe 8 figli e fu sempre ben considerato tra i più importanti patrizi milanesi. Altri indizi vengono dedotti dall'esistenza di disegni erotici privati dell'artista, tra cui in particolare uno nella Royal Collection, in cui un effebo, tra le fattezze tipiche dei suoi modelli, è ritratto in evidente itifallia o itifaria, sapete che qui sotto mi si pronuncia. Tra la nota dello stesso Leonardo, nella mia prima ricordazione della mia infanzia, e mi pare che sento io in culla, che ogni più inizia a me e mi aprisse a bocca con la sua coda, e molte volte mi percotessi con tal coda dentro alla pratevole interpretazione di Sigmund Freud. Nel suo libro Un ricordo di infanzia di Leonardo da Vinci, pubblicato nel 1910, come fantasia di un atto sessuale orale, mentre Nepia rappresenterebbe antrocinicamente la madre, dalla curiosità sessuale infantile, dall'artista deriverebbe la sua curiosità artistica e scientifica, mai soddisfatta e conclusa. Da questa interpretazione, data da Freud, deriva in massa la teoria moderna sulla presunta omosessualità di Leonardo, perché fu proprio dal saggio Un ricordo di infanzia di Leonardo da Vinci che diversi episodi della vita di Leonardo furono rianalizzati come prove a favore della sua omosessualità. Tuttavia, tale interpretazione era basata su una traduzione imprecisa di Mary Hersfeld, che traduce erroneamente Nepio con Geier, cioè avvoltoio. Lo stesso Freud, venuto a sapere di questo errore di traduzione, confessò il suo disappunto a Luvo Salomè, perché, come ebbe a dire, considerava il proprio saggio su Leonardo come la cosa più bella che avesse mai scritto. Pertanto, l'ipotesi formulata da Freud, basata su alcuni geroglifici egizi che rappresentavano la madre come avvoltoio, non può essere applicata al racconto di Leonardo. Irreligiosità. Se l'omosessualità di Leonardo resta incerta, con tutte le possibili disquisizioni su quanto questa possa aver influito o meno sulla sua arte, la sua irreligiosità e scetticismo sono i dubbi legati alle osservazioni del Vasari, per quale tanti furono i suoi capricci che, filosofando
delle cose naturali a testa di tendere la proprietà delle erbe, continuando ed osservando il moto del cielo, il corso della luna e gli andamenti solo perché fece nell'animo un concetto sì eretico, perché fece nell'animo un concetto sì eretico che non si accostava a qualsivoglia religione, stimando per avventura assai più lo essere filosofo che cristiano. L'Aretino scrive che vedendosi vicino alla morte, disprezzando le cose cattoliche, ritornando a una vita buona, si ridusse alla fede cristiana con molti pianti, lamenti, confessore, contrito, sebbene non poteva reggersi in piedi, volse devotamente pigliare il Santissimo Sacramento fuori dal letto, morendo poi nel braccio del Re Francesco I. Molte sue note mostrano disprezzo verso gli uomini di chiesa, sui preti che dicono messa, molti fin quelli che per esercitare la loro arte si vestiranno richiestissimamente, e questo potrà essere fatto secondo l'uso del grembiule sulle chiese. Assai saranno che lasceranno gli esercizi, le fatiche e proprietà di vita di loro per andare a pigliare nelle ricchezze e trionfanti edifici, mostrando questo essere il mezzo di farsi amico a Dio sul ventre del paradiso. Infinita moltitudine venderanno pubbliche e pacificamente cose di grandissimo prezzo, senza la licenza del patrono di quelle, e che mai non furono loro, né in loro potestà, e a questo non provvederà la giustizia umana. O anche le invisibili monete, le promesse di vita eterna, fanno trionfare molti splendori di guerre o sui conventi. Quelli saranno morti santi, dopo 1000 anni, fenne quelli che daranno le spese a morti vivi i frati. Leonardo esoterico. Leonardo è sempre stato un personaggio avvolto da un alone di mistero, sia per la sua singolare personalità, sia per l'incredibile poliedricità dei suoi interessi, che suscitano ancora oggi curiosità. Non mancano nel suo personaggio alcuni lati oscuri che possono suscitare incertezze e perplessità, come i metodi con cui riuscì a condurre le sue indagini anatomiche, o il suo approccio materiale, immanente, quasi agnostico, così anticipatore dei tempi. A ciò che va aggiunta la scrittura criptica da destra a sinistra e la pillola di ripetimento diventare frasi codici, anagrammi e rebus. Questi altrimenti hanno costituito un immenso serbatoio da cui attingere per leggere la sua vicenda umana, oltre artista intellettuale. Secondo nuove interpretazioni, a volte veri e propri travisamenti o strumentalizzazioni che poco hanno a che fare con il senso autentico della sua complessa personalità, il caso più eclatante ed emblematico resta senz'altro nel romanzo Il Codice da Vinci di Dan Brown, con il suo clamoroso successo editoriale e mediatico di tutto il mondo. In esso, tra enigmi, omicidi e un fitto intreccio di storia, esoterismo, arte e teologia, si narra di un segreto sconvolgente per la cristianità tramandato nei secoli da una sorta di società segreta, il prelato di Sion, rendendo occulto dalle gerarchie ecclesiastiche e negli ultimi tempi dall'Opus Dei. Tale segreto riguarderebbe la natura umana di Cristo, il suo matrimonio con Maria Maddalena, sicurezza essa stessa dal Graal, e l'esistenza di una loro progenie. Tra fatti storici realmente avvenuti e altri di pura fantasia, si sostiene che Leonardo abbia rivestito la carica di gran maestro del privato, celando in alcune sue opere, tramite allusioni ai messaggi in codice, una serie di riferimenti alla sua partecipazione attiva del segreto. Tra le varie opere celebre da Dan Brown ci sono la Gioconda e il Cenacolo. Il primo nasconderebbe un autoritratto del pittore in veste femminili. Il secondo sarebbe una rappresentazione del segreto con San Giovanni, che andrebbe identificato come la Maddalena, nonostante le infinite polemiche generate dalle discutibili ricostruzioni storiche e documentali per i genuini errori iconografici. La curiosità e l'attenzione quasi maniacale generata su quasi tutto ciò che riguarda Leonardo ha avuto tutto sommato il merito di portare sotto i riflettori il genio di Vinci, con mostre, convegni, inchieste e documentari passati su tutti i media del mondo. Leonardo, la sacra sindone. Secondo alcuni studiosi, Leonardo sarebbe l'autore della sindrome di Torino per Vittoria Asiel. Sarebbe stata disegnata usando un ferro arroventato su una tela antica con un autoritratto per volto,
La tecnica, sempre secondo la Razziel, ricorda lo strumento leonantesco. Razziel ha anche pubblicato nel 1998 l'Ippo il quarto, La passione secondo Leonardo. Anche un'artista americana, Lillian Schwartz, sostiene che la sintonia sia un altro ritratto di Leonardo. Lillian Schwartz sostiene che la sintonia sia un altro, che la sintonia sia un autoritratto di Leonardo. La Schwarz ha usato delle immagini computerizzate per sostenere la somiglianza della sindrome con gli autori ritratti di Leonardo. La Schwarz e la Beatrice che negli anni 80 sostenne essere anche la 50 un autoritratto di Leonardo. Tuttavia, secondo Joe Jackson, direttore del Centro Studi sulla Sacra Sindrome negli Stati Uniti, l'ipotesi del falso di Leonardo sarebbe infondata. E sostiene infatti che esiste un medaglione commemorativo risalente alla metà del XIV secolo e conservato al Museo di Cluny. Risalente alla metà del XVI secolo e conservato al Museo di Cluny, per cui la prima notizia sulla sindrome precederebbe di circa 100 anni la nascita di Leonardo. Mancinismo. Si dubbia anche che Leonardo da Vinci è probabilmente nato mancino. È corretto poi a usare la mano destra a causa dei pregiudizi della sua epoca sull'uso della mano sinistra. Altri aspetti. Il Vasari riferisce della sua generosità, della sua grandezza d'animo e del suo orgoglio, andando al banco per la provvisione che ogni mese del peso uterini soleva pigliare il cassiere e andando al banco per la provvisione ogni mese, da Persoterini soleva pigliare il cassiere, gli volse dare certi cartocci di quattrini, ed egli non li volse pigliare rispondendo: io non sono di pinture da quattrini. Della piacevolezza della sua conversazione e del suo amore per gli animali, spesso passando dai luoghi dove si vendevano gli uccelli di sua mano, cavandogli di gabbia e pagandogli a chi li vendeva il prezzo che ne era chiesto, li lasciava in aria a volo, seduendoli a per tutta libertà, e questa sua compassione e tenerezza nei confronti degli animali si reca alla notizia riferita da Andrea Corsini sul fatto che Leonardo fosse vegetariano. Dai suoi scritti traspare però l'immagine di un uomo molto meno socievole di quello che l'acciografia vasariana voglia imporre. Se tu sei solo, tu sarai tutto tuo. Se tu sei solo, tu sarai tutto tuo. E se sarai accompagnato da un solo compagno, sarai mezzo tuo. E tanto meno quando sarà maggiore la indiscrezione della sua pratica. E se sarai con più, cadrai di più insieme conveniente. E altrove scrive ancora che selvatico è quello che si salva. E tante parti dei suoi manoscritti appare la sfiducia e il pessimismo nei confronti della umana spezie. Le sue ricerche, i suoi lavori venivano infatti preferibilmente espletati in solitudine, come ricorda la vivace descrizione del maestro all'opera al Cenacolo. Di Matteo Bandello, nella sua novella non era solito seguire regole rigide o abitudini professate, preferendo assecondare l'estro e l'ispirazione del momento. La sua ricerca quasi maniacale della perfezione, con infiniti tocchi e modifiche, come avvenne per la Gioconda, derivano dalla sua convinzione per cui la pittura, a differenza della musica, è destinata a restare e non a esaurirsi. Nella singola esibizione, la pittura non muore immediatamente dopo la sua creazione, come fa la musica, ma a lungo tempo darà testimonianza dall'ignoranza tua. Ma se studierai, trovi le opere che ti danno più onore che la pecunia. Per la vastità dei suoi interessi, la massima e ripetibile manifestazione del Rinascimento, Leonardo non è legato a nessuna città, stato o principe, è il primo esempio del cosmopolitismo degli intellettuali italiani, unico
unico in Europa, espressione di una frattura tra cultura e popolo destinata a prolungarsi fino ai nostri giorni.